Ci provo subito con Zeman. È contento, sì o no? Sono contento per il risultato perché non era facile la partita e noi non l'abbiamo affrontata bene. Quindi non è contento? Non sono contento per quello che abbiamo fatto. Magari ancora primo tempo qualche cosa si è visto, secondo tempo. Siamo troppo passivi, giochiamo troppo da dietro e diseducativo per calcio. Quindi diciamo subito la prima critica di giornata. Massimo, vado con un'altra considerazione. Intervallo, tre cambi. È successo qualcosa dal punto di vista fisico, quindi cambi obbligati o erano esclusivamente tattici? No, fisicamente non c'erano problemi con i tre che sono usciti. Volevo cambiare, farli diventare più attivi, ma si vede che tre non bastavano, dovevo cambiare 10. Il 9 atipico a Cornero è una bocciatura per Vergani e Tomassini? No, volevo uno sveglio nel mezzo, né Vergani né Tomasini sono svegli e non doveva giocare la punta ma doveva giocare tra le linee, lui è capace, magari però... non l'ha fatto vedere, però lui tra le linee gioca bene. Ecco, le chiedo questa cosa, Zeman, minuto 90, Dagasso che l'ha inserito addirittura al posto di Tuniov, va in pressione alta, recupera il pallone, manda Cangiano sulla verticale, tiro, gol al 90esimo, la corsa sotto oltre 1000 tifosi, questo è praticamente perfetto, almeno questo. Oh, ma qualche cosa bello abbiamo fatto, magari meglio il primo tempo, anche il primo tempo avevamo 2 o 3 occasioni da gol facili davanti al portiere, purtroppo non abbiamo realizzato. Però nel complesso non sono contento per la passività, anche i difensori dietro non accompagnavo mai la squadra e quindi era poi difficile giocare in 60 metri tra attaccanti e difensori. L'ultima da parte mia, mi dà un commento su un pubblico che ha portato, o meglio una città di Pescara che ha portato in trasferta a Ferrara oltre 1000 spettatori in Serie C. Io sono contento che sono venuto, mi dispiace che non sono venuti ultimi con la Fermana, però decidono loro e fanno loro. Io sono contento che spostare 1000 persone domenica sera non è facile per loro. Una domanda, una dallo studio e poi liberiamo il tecnico Zeman. Sì, prego Fabio. No, io penso che conoscendo bene il mister la cosa che gli abbia dato più fastidio è il fatto che il secondo tempo ci siamo adattati al loro ritmo, era quello che volevo dire prima finendo la mia analisi. È vero. Ecco, forse dice Ferraresi che l'è arrabbiato perché nel secondo tempo vi siete adeguati a quello che era il ritmo della spalla. No, loro ci andavano via a centrocampo, davanti, non era adeguamento. Noi non siamo riusciti a giocare quello che dobbiamo giocare, di nuovo, su aggressività, su cercare la palla e su giocarla semplice. Chiudo io dicendo che però la partita di oggi probabilmente è stata quella migliore per i brividi che ha fatto vivere i tifosi, nel senso nessun pericolo grande concesso, la squadra è stata molto compatta davanti a Plizzari. Anche lì, il primo tempo ha fatto 2 parate, ragazzo, bene. Non riusciamo a dire che è contento. C'era.